ultime ore però c'è da registrare anche quello che potrebbe essere il primo colpo del vecchio Marotta nel nuovo ruolo però Tiziano, perché ci aveva abituato ai parametri zero in casa Juventus. Questa buona abitudine per non le casse non l'ha persa. No, no, assolutamente. Ha preso un giocatore sicuramente di grande esperienza. Io non so, è una situazione secondo me da vedere a campionato in corso, perché secondo me l'Inter in questo momento qua ha i due difensori più forti che ci sono, giovani tra le altre cose, che ci sono nel nostro campionato. Un terzo difensore, Miranda, che è vero che vuole andare via, però prende un giocatore di 34 anni. Le ultime dichiarazioni di Marotta sono state: ringiovaniremo la rosa. E quindi non lo so, è sicuramente un giocatore d'esperienza. Io non sono così convinto che sia il giocatore giusto che serviva all'Inter come terzo difensore da tenere in rosa, terzo titolare tra virgolette da tenere in rosa. Luca, sicuramente questa... sì. Giocatore d'esperienza. Chiaramente, non abbiamo bisogno di rimarcare quello che è stato il suo percorso. Dopo andremo anche a leggere, Michele, quelle che sono state le dichiarazioni del Cholo Simeone proprio su Godin. Luca, prima parlavamo anche a telecamere spente, chiedevo, no? L'Inter, e lo diceva giustamente Tiziano, ha già in rosa due difensori di primo livello, dato per assodato che Miranda, se non adesso, a giugno comunque andrà via. C'è l'interessamento del Villarreal per Andrea Ranocchia, che comunque è in scadenza di contratto. Dunque comunque c'è bisogno forse numericamente di un altro difensore, ma un difensore così importante, mi chiedo io? Beh, guarda, io dico, vado un filino controcorrente rispetto a Tiziano, ma ho capito la sua osservazione, cioè arrivi a Miranda e Ranocchia alle spalle di De Vrij e di Skriniar non sembrava la priorità. Esatto. Però sentivo anche voi dalle 21 alle 23 e non mi ricordo se l'ospite o chi conduceva ha detto una cosa intelligente. Ha detto: sembra quasi che Marotta avesse fretta di dare subito un colpo di vernice azzurra sul bianco. Sai chi è stato? Il buon Fernando Siani. Ecco, è stato Siani, infatti sì. Mi ricordavo bene, che ha dato un colpo d'azzurro sul bianco e ha fatto un colpo che ha provato a fare per due stagioni. Due sessioni di fila alla Juventus. Allora, se io ripenso al Milan che vinceva, e cosa che sta facendo anche la Juve, che si tiene Barzagli, che se ne tiene alcuni altri, lo stesso che Dira, che ormai non fa proprio tappezzeria ma quasi, però tiene dei giocatori che sanno vincere, che sanno che cos'è lo spogliatoio, sanno cos'è la Juve, come faceva il Milan con Stam, con Van Bommel, con Cafu, con giocatori che arrivavano a fine carriera ma avevano ancora da dare. E quindi Godine è un giocatore che può dare esperienza a una squadra che in Europa ancora ne ha troppo. Per carità, perché arriva un giocatore importante, ha vinto scudetti, Champions, eccetera. Però è strano che siano partiti da lì. Ecco, io anche all'Inter sarei partito dal centrocampo. Sarei partito dal centrocampo. Però capisco che magari Marotta era già due anni che gli è bastato fare una telefonata per chiudere l'operazione, allora ci sta dentro bene, insomma. Le dichiarazioni, Michele, vengo da te, perché quest'oggi ho parlato il Cholo Simeone. Sì, esatto, ha parlato in merito all'affare che dovrebbe andare in porto a giugno con il passaggio a parametro zero del centrale difensivo dell'Atletico Madrid a Godin. Ha parlato proprio per questo motivo sia l'Atletico che il giocatore. Dice il tecnico dell'Atletico Madrid Simeone: stanno cercando la migliore soluzione per tutti, il club e Godin sanno cosa penso di questo, se rimarrà con noi sarà perché è la cosa migliore per lui e per il club, quindi dice tutto e dice niente. Ed è una frase che, esatto, in realtà lascia tanti dubbi, anche qui prima bacchettavo i procuratori, gli allenatori, quando ci si fanno domande sui giocatori in uscita. È una chiara dichiarazione di addio tra i due giocatori, oggettivamente. Sta dicendo libero, puoi andare, quindi anche questo qua per me, per l'Inter, è un bruttissimo segnale, che un allenatore come Simeone in una squadra come l'Atletico, un giocatore importante per l'Atletico, lo lascia andare così a cuor leggero. Che poi magari se lo ritrova a giugno. Sì. Esatto, a meno che poi il percorso non sia lo stesso quello dell'allenatore. E questa è stata anche un po' una suggestione che anche nella serata di oggi abbiamo affrontato su Sport Italia. La lasciamo lì, un po' una suggestione in questo momento. Ma non è che c'è la sensazione in Marotta che il rinnovo di Milan Skriniar sia più difficile di quanto previsto, Tiziano, forse? Beh, io credo che Marotta non possa fare un errore simile a quello di Cancelo dell'anno scorso. Cioè, ha un giocatore importantissimo e deve fare
tutto il possibile, visto che l'Inter in questo momento qua pare che l'ultimo dei problemi sia quello economico, per tenere il giocatore. E non credo che una società ambiziosa come l'Inter in questo momento non riesca a convincere il giocatore a progetti, a programmi, a intenzioni, a velleità che ha la società. Sarebbe brutto, sarebbe un bruttissimo segnale dal mio punto di vista, perché hai un giocatore giovane, forte, che sta dimostrando nel campionato italiano e in Europa di essere uno dei difensori più forti che ci sono in circolazione. L'Inter, se vuol vincere, non può perdere, cioè non posso pensare trionfalismo, come diceva giustamente Luca Zerbe, per Godin e lasci partire Skriniar. E l'anno scorso hai lasciato partire Cancelo, vero, in altre situazioni, tutto è, però un giocatore come Cancelo dovevi tenerlo visto quello che sta facendo la Juventus, non puoi fare un altro errore simile. Al momento ballano circa 1 milione di euro tra domanda ed offerta, che oggettivamente verrebbe da dire viene da ridere, esatto, esatto, nel mondo del calcio chiaramente, no, no, beati loro, infatti ho aggiunto subito e immediatamente Luca, nel mondo del calcio, perché nel mondo del calcio ad oggi questi rinnovi, 1 milione dovrebbe essere comunque una cifra abbastanza facile da poter colmare. Luca, su invece Mauro Icardi, perché anche qui l'Inter si dice deve stare attenta a quelli che sono i rinnovi contrattuali, sarebbe il quarto per Mauro Icardi contratto da rinnovare. Sai, è una situazione molto complessa, perché è un gatto che si morde la coda. Da una parte l'Inter è forte perché Icardi tutto questo mercato non ce l'ha mai avuto. Dall'altra parte è forte Icardi perché un giocatore come Icardi l'Inter non ce l'ha mai avuto da qualche anno. E quindi è probabilmente questo il peso, perché poi se va alla rottura e non rinnova, qualcuno che si fa avanti magari lo trova anche. Quella gestione, quindi, io penso che alcune donne dei giocatori siano molto più argute di quello che la gente e i media pensino, e mi pare che il caso di Wanda sia questo in linea di massima, perché non dice delle cose a caso. E vedo che l'impatto anche sui tifosi dell'Inter è sempre più, è sempre migliore rispetto a quello societario, no? Sì. Cioè, sia che parli Vane che parli Icardi, però è talmente importante e fondamentale per questa squadra che ha la coltella a parte del manico. Non mi era sfuggito il fatto che fossero il quarto rinnovo. Insomma, monetizza il mercato che non ha, questa è la dimostrazione che non ha mercato, perché questa continua corsa al rinnovo, però ripeto, dell'Inter deve stare attenta, perché nel momento in cui un giocatore come lui rompesse, un allenatore che lo prende e che non vuole che vada in giro per il campo ma che stia là a fare gol lo trova di sicuro. Tra l'altro, Tiziano, non solo c'è distanza sull'ingaggio che ovviamente Wanda vuole per Mauro Icardi e invece quello che la società sarebbe pronta a mettere sul piatto, ma anche per la questione relativa alla famigerata clausola rescissoria, valida, lo sappiamo, solo per i primi 15 giorni di luglio, fino ai 15 giorni di luglio all'estero. Lasciarla o non lasciarla? E qui si apre sempre un dibattito. Questa qua è una trattativa, però io sono molto d'accordo con Luca Serafini. Icardi non ha grandissimo mercato in giro per l'Europa, nonostante secondo me sia un grande giocatore. Però ha capito che per il popolo dell'Inter sarebbe difficile far sì che la società lo ceda. Per cui è il tifoso interista che prende per il collo la società, sì, costringendola a tenere Icardi. E stanno sfruttando questa cosa. È chiaro che le clausole, io fossi l'Inter non gliela vorrei far mettere, perché chiaramente Icardi chiaramente fa il suo gioco e vuole farsi mettere la clausola. Se una società veramente, e si parlava di Real Madrid, di Juventus, avesse voluto Icardi anche solo l'anno scorso, avrebbe messo i soldi della clausola, come fece la Juventus a suo tempo per Higuain entro, sì, i primi 15 giorni di luglio, e il giocatore l'avrebbe preso. Probabilmente è vera l'analisi fatta da Serafini, che non ha tutto questo mercato e loro stanno cercando di sfruttare questa benevolenza del popolo interista nei confronti del giocatore per arrivare a quello che vogliono. Quattro contratti per un ragazzo di 25-26 anni, adesso non ricordo, 25 va nei 26, come Icardi, mi sembrano veramente tanti. Io penso che il Milan e l'Inter siano in una fase in cui, soffocati dai problemi di cambi societari e di UEFA che hanno avuto in questi anni,
quando si trovano un Icardi se lo debbano tenere, perché da Icardi che deve rinascere l'Inter, non puoi farne a meno, questo al di là dei contratti, delle questioni private sue, dei soldi, eccetera. Tu hai un giocatore come Icardi, devi partire da lui, perché sennò ricominci da Gabigol, da Lautaro Martinez, per carità. Tra l'altro c'è da trovare sistemazione, non hai fatto un nome a caso a Gabigol, no, perché era stato chiaro, Piero Ausilio, non c'è posto per lui in questi 6 mesi, fa rientro in Italia, ma non ci sarà spazio per Gabigol, nonostante i buon mesi in Brasile. Michele, torno a te con altre curiosità, spazia pure tu, fantasia lì davanti, hai licenza di offendere. Come sì, perché avete parlato di Icardi e sappiamo quindi che ballano 2 milioni, parlavamo di difensori per quanto riguarda gli obiettivi dell'Inter, che si sta per accaparrare, almeno per quanto riguarda il mercato di giugno, Godin. Un altro obiettivo dei neroazzurri è sicuramente il centrale difensivo della Sampdoria, Andersen, la stessa squadra poi da cui è emerso, è stato scoperto e preso dall'Inter Skriniar. Ha parlato il padre del giocatore della Samp, dice: sta bene alla Samp, ma se una big vuole incontrarci noi siamo qui, ho avuto diversi incontri di mercato per mio figlio, giochi mi interessa non solo ai primi 6 club italiani ma anche a quelli inglesi, non penso che accadrà qualcosa però in questa sessione di mercato, e nemmeno Joaquin lo pensa, perché sta bene nel club in cui si trova, restiamo comunque a disposizione se qualche grande club è interessato a un incontro per lui. Tiziano, mi devi togliere una curiosità però, io voglio capire, voglio cercare di capire perché la Samp arriva a spendere poco più di 1 milione per Andersen, perché la Genoa ne spende 1,5 per Romero e adesso la valutazione di questi giocatori a distanza di 4 mesi non viene duplicata di più, perché la valutazione adesso di Andersen aggira intorno ai 25-30, quella di Romero per Preziosi vale almeno 30, perché le big non ci arrivano prima? Perché non sono nomi appetibili per le big prima, perché non c'è un discorso di futuro, la big è costretta a comprare un giocatore affermato, se non compra un giocatore affermato più delle volte viene considerato una delle ultime scelte. La piccola, che poi parlare di Sampdoria e Genoa come piccola squadra, ma la squadra che lavora bene con l'obiettivo di rivendere il suo giocatore, va a cercare questo tipo di investimento. Credo che il Genoa in questa sessione di mercato abbia 3-4 giocatori. Tra Piontek, Kwame, Romero. Cioè, stai parlando di giocatori appena venduto Perin l'anno scorso alla Juventus a cifre importanti. E la Sampdoria ha fatto lo stesso, perché non dimentichiamoci che la Sampdoria negli ultimi screener, Torreira l'anno scorso 40 milioni di euro, cioè che stanno facendo il lavoro che fanno le società che hanno bisogno di vendere giocatori. Il giocatore diventa appetibile adesso perché si è visto che ha fatto bene, la grande 2 anni prima non riesce a prenderlo perché non viene considerato un colpo di mercato. C'è sempre anche molta fretta. Perché non sarà il caso di Andersen, ma è stato il caso di Schick, non sarà il caso di Torreira, ma è stato il caso di qualcun altro, che lì funzionano e poi fuori è un altro discorso. Perché le ambizioni... molti giocatori che escono dall'Atalanta, poi vanno nelle grandi. Bravo, le ambizioni di quelle squadre sono di un certo tipo, dove se tu sbagli 2 partite non vai sulla graticola come Higuain, che dopo 200 gol è un caso quotidiano da 2 mesi, Higuain. E quindi Andersen, se fa un liscio una volta, passa, è interessante, bravo. Gagliardini è lui. Ultimo, no? All'Atalanta 4 mesi, a Vicenza 3 anni aveva giocato 40 partite e allora gioca 6 mesi benissimo, 20 partite e fanno bene, per carità, far crescere le quotazioni perché c'è qualcuno che abbocca. Stesso io non so se Andersen stesso Gabbiadini tolto dalla Sampdoria non ha più fatto ed era cose. Uno che aveva dei alla numeri aveva fatto delle cose ne ha girato un po' tutto, ci sono dei percorsi, guarda, io mi parlano sempre, se il Milan avesse tenuto Cristante, Verdi, Petagna, adesso io con tutto rispetto, dove andava con Cristante, Verdi e Petagna? Primo, secondo, Verdi e Cristante in particolare, ma anche Petagna, Pregirato, Ascoli, eccetera, ma Verdi e Cristante hanno girato mezza Europa.
E a 26 anni a Cristante un'occasione gliela diede Oddo, mi sembra, nel Pescara promosso in A, ma poi a dicembre, non su tanti, sì sicuramente, perché giocò contro il Napoli la prima di campionato, poi a gennaio andò all'Atalanta, quindi è un anno e mezzo che finalmente, ma ne ha 26 nel frattempo. Quindi non è, e io sono sicuro che se Andersen avesse iniziato la stagione al Milano, all'Inter o alla Juve, non avrebbe mai giocato. No? Eh sì, questo è un po' un caso che io porto avanti spesso e volentieri quando sono in conduzione, anche perché poi la stretta attualità ci porta a parlare di questo. L'ultimo caso è Zaniolo, adesso io la chiamo un po' la moda di Nicolò Zaniolo, perché io sfido chiunque a dire solo 4 mesi fa che avrebbe visto in Nicolò Zaniolo quello che sta dimostrando adesso. Sfido veramente quasi chiunque. Ottime qualità. Nella Roma hai 2 Pellegrini. Che però giocano una, poi sì. 2 stanno fuori, poi una non rientra, insomma, se tu avessi, con tutto il rispetto, perché io li prenderei tutti e 2, i Pellegrini li prenderei anche Zaniolo, però se fosse Zonzi quello della Francia, se fosse Pastore quello di Palermo, se fosse ancora qui troppo. Ma questi non giocano mai. Non ci sarebbe spazio per forse le uniche 2 eccezioni sono rappresentate proprio da Skriniar, e magari che sì. Sì, ma sono in un Milan e in un Inter diverse dal passato. Certo. Però che sì, già secondo me è vero, è un giocatore pronto, è già un giocatore che è tanta roba, può ancora crescere ancora molto. Ce ne sono altri che nel Milan e nell'Inter di una volta, non è sicuramente il caso di De Vrij e di Skriniar, perché ne avrebbero trovato il come di posto, però non avrebbero trovato posto neanche in panchina alcuni che sono titolari. Se Pastore e Zecco non avessero avuto problemi nella Roma, Zaniolo non avrebbe mai messo in campo. Se il Milan avesse avuto Higuain, Morata, Cutrone non avrebbe mai messo piede in campo. Chiaro. Se il Milan avesse avuto degli esterni di un certo livello, i Calabria, cioè, stiamo parlando di giocatori che avrebbero trovato spazio con grande difficoltà se fossero stati in una situazione Milan, Inter, Roma, Juventus normale. Noi non siamo in una situazione, purtroppo Milan attraversa, lo vediamo tutti i giorni, un periodo societario di mercato di giocatori abbastanza deficitario. Io credo, prima parlavamo con Luca Serafini del grande Milan, credo che di questi giocatori qua forse qua metteva piede in campo, gli altri non lo so. Pensa per esempio Bernardeschi, pensa a Rugani, pensa a Spinazzola, ce ne sono tanti che sono lì, ma giocano, non giocano. Lo stesso Dybala nei primi mesi che ha dato la Juve, c'è stata quasi un'insurrezione perché giocasse. Poi nella Juve ormai da 4-5 anni, anche se metti me e lui, riusciamo a fare un paio di partite decorose, sono sicuro. Sì, sì. Pensi che sono così scarso? Adesso no. C'è un altro grande nome che vi voglio come fare. Io sono stato un grande. C'è un altro nome che vi voglio fare, che sta avendo una valutazione di mercato abbastanza folle, secondo me. Ed è quello di Barella, un giocatore giovane, di prospettiva, con qualche vizietto, un po' di nervosismo spesso e volentieri in campo, ma vale 50 milioni. Barella è un giocatore che a me piace molto. Credo che la valutazione di 50 milioni sia abbastanza particolare e probabilmente fuori mercato. È chiaro che se però ti chiedono Barella, Inter, Milan e Juventus, chi è proprietario del cartellino di Barella comincia a sparare e spera che, come si fece con Schick a suo tempo, Juventus, Inter e Roma, e poi andò alla Roma a cifre importanti. È chiaro che la richiesta, purtroppo è una regola di mercato, è la richiesta che ti condiziona il prezzo. Questo è uno dei giocatori che sta facendo bene con continuità da un paio d'anni, ha raggiunto la nazionale, sta continuando a far bene, qualche gol lo fa, grande intensità, grande corsa, è appetito a grandi squadre, quindi il prezzo lo fanno loro. Questo passaggio qui dei 2 anni è fondamentale, perché Barella finalmente è uno che sono 2 anni che è a certi livelli, no? Come lo stesso Lazzari alla SPAL, per esempio, che è un giocatore. Barella è un 97, 21 anni, no, quindi se sono 2 anni, giovani, no, lui è un giocatore, come potrei dirti oggi, Calabria che citava lui, che se lo prendesse un'altra società
società sa che ha un giocatore che ha un rendimento, sono già 2 anni che si esprime a certi, il Barella è tanta roba, insomma, è il carattere è vero, ma è uno anche che si stanca molto in campo e quindi i nervi sono sempre un po' a filo, però se andrà a giocare come gli auguro in una grande club, quell'aspetto lì deve regolarlo, perché se no finisce poche partite. Quando sei un po' più già nelle piccole non è facile, perché i cartellini sono normalmente più semplici, però un bel giocatore, un gran bel giocatore, anche in nazionale sta facendo bene, uno dei pochi che da subito con Mancini. Vero che 50 milioni è una valutazione da top player, mi sembra abbastanza sì, elevata. Ma sai, oggi uno spara quello che gli pare, se ne vale, io mi parlava lei di Zaniolo, se tu compri 11 milioni di Zaniolo che ha vinto il campionato primavera e non ha giocato un minuto in Serie A, ne vale 42 mi pare, l'offerta del Chelsea di cui parlava ieri Pedulla, esatto. Era in sterline perché lui è molto colto, sì. Ma aveva lui fatto ha un anche feeling. I conti. Lo salutiamo Alfredo, che sennò poi magari ci rimane male. No, tutt'altro, aveva fatto i conti in diretta, ha detto 42 milioni di sterline, 40 milioni di sterline sono 42 milioni di euro. Per un giocatore che ha però un rendimento di un certo tipo, che è richiesto non soltanto dalle grandi italiane, ma da una squadra come il Chelsea, esatto. O comunque se ne parla là. Sì. Fai presto e poi il discorso è sempre se ci casca qualcuno, tu puoi chiedere quello che ti pare, se qualcuno te li dà hai fatto bene a chiederlo. Assolutamente, capiremo se l'offensiva del Chelsea sarà pronta per essere realmente messa sul piatto o meno. Michele, ne abbiamo parlato nella serata di ieri, in particolar modo di questo, delle indicazioni che arrivano da Sarri. Sì, esatto, soprattutto perché il Chelsea è pronto a fiondarsi sul mercato in maniera decisa, anche perché insomma gli acquisti, almeno quelli che ha messo in procinto per giugno, come quello di Pulisic, insomma sono dispendiosi, insomma tanti soldi per il patron Abramovic per insomma cambiare le carte in tavola e rinforzare sempre più l'organico di Sarri.